Qui Laura Ventura e Paolo Girardi, docenti del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Il 25 maggio l'Istat e il Ministero della Salute hanno avviato un'indagine per stimare la prevalenza dell'infezione da coronavirus. Attraverso quest'indagine si otterranno informazioni per stimare le dimensioni e l'estensione dell'infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, età, regione di appartenenza. Il piano di campionamento effettuato dall'Istat prevede di sottoporre a test diagnostico 150.000 individui sull'intero territorio italiano. Ma nella stima della prevalenza, come tener conto che il test diagnostico non è perfetto? Ossia, come tener conto che il test fornisce anche falsi positivi e falsi negativi? Ricordiamo che la prevalenza di una malattia è la proporzione di malati presenti in una popolazione. Un modo standard per stimare la prevalenza è applicare il test diagnostico a un campione di n soggetti rappresentativo della popolazione e di calcolare la proporzione P uguale a T su n, dove T è il numero di soggetti risultati positivi al test. Come abbiamo visto in una precedente conversazione, il test diagnostico è positivo se segnala la presenza della malattia ed è negativo se non la segnala. Un test perfetto produce risultati sicuri al 100%, ossia non fornisce falsi positivi e falsi negativi. In termini di sensibilità e specificità, un test perfetto presenta entrambe al 100%. Per la diagnosi del Covid-19 esistono due principali test diagnostici: in tamponi naso-gola per rilevare l'infezione attiva, ossia indicano la presenza o assenza del virus nel momento in cui viene eseguito il test, e i test rapidi per rilevare l'infezione passata, ossia verificano la presenza di anticorpi sviluppati dal soggetto infettato dal virus e ci dicono quindi se il virus c'è stato ma non se c'è ancora. In condizioni ideali di laboratorio, la qualità di tali test è molto elevata, ma in realtà la sensibilità si riduce quando vengono applicati. Come si può dunque tener conto del fatto che il test è imperfetto nella stima della prevalenza? Quando il test imperfetto viene applicato su n individui, t dei quali risultano positivi, la stima p uguale a t su n della prevalenza è dunque distorta per via dei falsi positivi e dei falsi negativi. È possibile ottenere una stima corretta della prevalenza a partire dalla tabella di errata classificazione del test diagnostico. La stima corretta, p*, è semplicemente il rapporto tra P-1 più specificità e specificità più sensibilità meno 1. La stima corretta richiede la condizione P maggiore di 1 meno specificità, ossia richiede che il test dia una proporzione di positivi maggiore dei falsi negativi. Quando la somma di sensibilità e specificità è maggiore di 1, ossia quando il test è preferibile al lancio della moneta per classificare il soggetto in sano o malato, P* è una funzione crescente di P. Generalmente, per valori bassi della prevalenza si ha P* minore di P, cioè la stima corretta risulta minore della proporzione calcolata direttamente dai dati osservati. Ad esempio, se un test presenta sensibilità dell'80% e specificità del 90% e il campione osservato fornisce una prevalenza pari a 0,15, allora la stima corretta è uguale a 0,07, ossia un valore quasi dimezzato del valore osservato. Nel grafico è rappresentata con la linea piena la relazione che lega P a P* e con la linea tratteggiata la bisettrice, ossia la relazione P* uguale a P, che si ha quando sia sensibilità sia specificità sono del 100%. Con sensibilità dell'80% e specificità del 90%, le due linee si intersecano in 0,33. Quindi, per P maggiore di 0,33, P* corregge la stima della prevalenza aumentandone il valore. Per il Covid-19, i test diagnostici hanno sensibilità e specificità molto alte in condizioni ideali di laboratorio. Ad esempio, il tampone A con arrotondamenti sia sensibilità sia specificità del 95%. Purtroppo però, quando vengono applicati, la loro accuratezza risulta inferiore e la sensibilità si riduce. Sulla base di alcune recenti pubblicazioni assumiamo una sensibilità del 70%
e una specificità del 99%. Con i dati della Protezione Civile sui totali positivi e tamponi effettuati, si trova P pari al 6,7%. È importante notare che questa stima non deriva da un campione rappresentativo, a differenza di quello previsto dall'indagine avviata dall'Istat. La stima corretta, allora, fornisce un valore dell'8,4%. Questa stima tiene conto delle caratteristiche del test diagnostico, cioè della sua imperfezione.